È iniziata ufficialmente la stagione dei rossoblù che hanno svolto ieri il primo allenamento di questa storica stagione 2016-17, quella che li vedrà confrontarsi per la prima volta nel campionato di massima serie. Primo allenamento dunque effettuato agli ordini di Nicola presso la struttura di Steccato di Cutro, prima di iniziare la preparazione a Moccone, lontano dall'afa della città. Mercoledì gli squali infatti si ritroveranno presso la località in provincia di Cosenza ed inizieranno a prepararsi a questa stagione. Davide Nicola lavorerà insieme ai suoi collaboratori di campo, Manuele Caciccia e Rossano Berti, insieme al preparatore atletico Gabriele Stoppino. Con loro continuerà a lavorare anche Ivan Moschella, ormai da anni nello staff tecnico dei rossoblù. Al termine della conferenza stampa di sabato scorso, Davide Nicola li ha presentati alla stampa. Ho due collaboratori di campo, okay, che sono Manuele Caciccia, il primo che sta arrivando. Caciccia. Gabriele Stoppino, che è il preparatore atletico assente, ma c'è, eccolo qua. Rossano Berti, Rossano Berti, che è un altro mio collaboratore di campo, e sono quelli che io, con i quali io lavoro da sempre. Ci siamo costruiti noi, sanno tutto di me, sanno come trasferire la metodologia, le parole da utilizzare, sanno tutto, noi siamo cresciuti insieme. Però io ho avuto il piacere qui di riscontrare due autentici professionisti che sono Macri, l'allenatore dei portieri, perché per lo splendido lavoro che ha fatto l'anno scorso, assolutamente io lo voglio tra i miei, sono una mentalità aperta e se uno è bravo, non dipende solo porto io se è nella società, e Ivan Moschella che sta arrivando, che mi ha piacevolmente sorpreso e soprattutto ha conquistato anche una parte dei miei collaboratori, un mio collaboratore con il quale ha fatto il corso insieme. Da lì è nata la situazione. Tra l'altro, noi non sapevamo di venire ancora qui. Quando mi è stato detto che era qui, ho chiesto immediatamente alla mia società di poter lavorare con loro. E da questo punto di vista, sono questi i miei collaboratori, non tanti, non pochi, ognuno ha una competenza specifica, perché l'esercitazione è comune, ma l'allenatore non può vedere cinque cose insieme, l'allenatore decide l'obiettivo principale da perseguire e si occupa di quello. Gli altri si occupano di sottoobiettivi e quindi di poter notare altre cose che sono ugualmente importanti per la realizzazione poi dell'allenamento. Ancora un altro contributo dalla struttura del Casarossa, dove si è svolta la finale del Memorial Klausi Gerace. Lo avevamo detto, cercavate la doppietta, ce l'avete fatta. Quanti gol hai fatto oggi? Tre, quattro, non lo so, sai. Insomma, ancora buon merito tu di questa finale, sei contento? Sì, specialmente siamo tutti contenti, dopo che hai visto pure tu, il miglior portiere, il miglior giocatore. Però Casaccio ti ha fregato il miglior giocatore. Ah, ma sono contento che la persona delle mie squadre, ci tenevo a dirlo che questo torneo Sei proprio, meritato, Domenico? ma questo torneo è dedicato soprattutto a Gino Geraci, al Memorial di Pantaleone Clausi, e noi siamo la squadra che purtroppo ci dovranno battere poi l'anno prossimo, se tu lo sai. Pioggia di acquisti per la Calcio Cittanovese che dà ufficialmente il benvenuto al nuovo arrivo Massimiliano Salandria, talentuoso centrocampista classe 92 che lo scorso anno ha militato nelle file della Paolana, confermando tutte le sue doti atletiche e tattiche che lo rendono un calciatore di categoria superiore. Un colpo di spessore dunque che ribadisce le ambizioni della Cittanovese per il campionato d'eccellenza 2016-2017. La società giallorossa inoltre ha comunicato la positiva chiusura delle trattative con il centrocampista classe 93 Francesco Bellitta e con il centrocampista classe 86 Armando De Simone. Bellitta, scuola Inter, lo scorso anno ha disputato un campionato di alto profilo con il Trebisacce, mentre De Simone è stato uno dei protagonisti della promozione del Castrovillari in Serie D. Operazioni di mercato di assoluto valore, queste che danno continuità al lavoro positivo avviato dalla società giallorossa nelle scorse settimane. Questo tris di acquisti segue quello di Jesus Sebastian Vincentin, attaccante argentino classe 83 di grande qualità tecnica e di assoluta esperienza lo scorso anno in forza al Barletta, e il forte portiere classe 84 Francesco Ramunno, un lavoro che ha portato tra l'altro alla riconferma del forte difensore centrale Natino Varrà, che in questa fase di potenziamento della rosa sta mettendo a disposizione della società importanti competenze ed impegno massimo al fine di coadiuvare le attività di mercato. Varrà è senza dubbio un monumento del calcio dilettantistico
tecnico calabrese. Il suo bagaglio di esperienze e qualità tecnica sarà certamente un'arma in più per la squadra e in particolare per i calciatori più giovani. Chiuse queste importanti operazioni in entrata, ora la Calcio Cittanovesa entra nella fase conclusiva della finestra di mercato. Nei prossimi giorni verranno ufficializzati gli ultimi colpi per il completamento dell'organico a disposizione dell'allenatore Domenico Zito e saranno colpi in linea con quelli fino ad ora messi a segno. Stiamo concretizzando il nostro programma votato al rafforzamento intelligente dell'organico, ha affermato il presidente Girolamo Guerrisi a nome dell'intero gruppo societario, ed esprimo soddisfazione per quanto tutti insieme stiamo realizzando. Lavoriamo su indirizzi chiari e ogni acquisto risponde ad una logica precisa, condivisa con dirigenza, collaboratori e staff tecnico. Il mercato per noi non è ancora finito e nelle prossime giornate ufficializzeremo ulteriori rinforzi di grande qualità. Soddisfazione è stata espressa anche dal dirigente e sponsor Francesco D'Agostino, che ha inteso sottolineare il grande lavoro svolto dalla società al servizio di un progetto che guarda allo sviluppo del calcio nel comprensorio cittanovese. Stiamo vivendo, dice D'Agostino, una finestra di mercato intensa e proficua.